Finora abbiamo studiato il campo elettrostatico nel vuoto. Vediamo adesso cosa succede, quali sono le conseguenze se introduciamo nello spazio in cui è presente il campo elettrostatico un isolante. Un isolante viene chiamato anche dielettrico. Il nome deriva dal fatto che, a differenza del caso dei conduttori, gli isolanti vengono attraversati dalle linee di forza del campo elettrico. I dielettrici vengono fondamentalmente distinti in due categorie, i cosiddetti dielettrici polari e quelli non polari. I dielettrici polari sono caratterizzati dal fatto di possedere delle molecole che già naturalmente presentano per la disposizione degli atomi nella molecola stessa, presentano un momento di dipolo diverso da zero, cioè le molecole che sono complessivamente neutre, però presentano un centro della carica positiva in questo disegno simboleggiato da questo simbolo più e un centro della carica negativa simboleggiato dal segno meno, che non coincidono. Quindi la molecola, sebbene complessivamente neutra, presenta un momento di dipolo che è diretto dal centro delle cariche negative verso il centro delle cariche positive. E in questo disegno è rappresentato da questo piccolo vettore. Come si comporta un dielettrico polare come questo? Allora, questo sì, abbiamo detto che è un dielettrico polare. Come si comporta un dielettrico polare quando viene immerso in un campo elettrico? Rappresentiamo il campo elettrico, chiamiamolo con e con zero, qua ci troviamo nel vuoto e pensiamo che questa molecola di dielettrico polare sia investita da questo campo elettrico e con zero. Quello che succede a questa molecola è che sotto l'azione del campo elettrico la molecola tende a orientarsi a causa appunto della presenza del momento di dipolo dovuto allo spostamento dei centri di carica. Quindi, sotto l'azione di questo campo elettrico, questa molecola tende ad orientarsi nel verso del campo elettrico, cioè a esporre il centro delle cariche negative nella direzione dalla quale sta proveniendo il campo elettrico e con zero. Questo orientamento non è perfetto, perché comunque la molecola è soggetta alla agitazione termica e quindi l'orientamento che sussiste sarà comunque in generale parziale e diverso da una molecola all'altra dello stesso dielettrico. Cioè tutte le molecole subiscono un'azione di orientamento, ma l'efficacia di questo orientamento, cioè l'intensità di questo orientamento, varierà in generale da molecola a molecola e si potrà parlare di un valore medio dell'effetto del campo sulle molecole del materiale dielettrico di tipo polare. Consideriamo adesso l'altra tipologia di materiali dielettrici, quella dei dielettrici non polari. Il dielettrico non polare lo possiamo rappresentare con questo cerchietto per indicare un atomo che in assenza di campo elettrico è neutro come precedenza e per il quale coincidono però il centro delle cariche positive e negative, quindi lui in condizioni di riposo, diciamo così, non immerso in un campo elettrico esterno, non presenta un momento di dipolo. Nel momento in cui noi sottoponiamo
la molecola del dielettrico non polare come questo, nel momento in cui sottoponiamo la molecola del dielettrico non polare all'azione di un campo elettrico esterno, succede che i centri delle cariche negative e positive vengono separati dall'azione, sotto l'azione del campo elettrico esterno, che tende in questo caso a richiamare cariche negative verso la direzione dal quale proviene il campo e allontanare le cariche positive nella direzione opposta. E in questa situazione anche il dielettrico non polare presenta un momento di dipolo orientato dal centro delle cariche negative verso il centro delle cariche positive. A differenza del caso del dielettrico polare, però, questo momento di dipolo risulterà sempre orientato parallelamente al campo che lo sta determinando. Vediamo adesso, quindi complessivamente, dopo aver fatto questa introduzione sui dielettrici, vediamo l'effetto della presenza di un dielettrico in un campo elettrostatico. Studiamo un caso semplice, quello nel quale noi abbiamo due armature piane, a facce piane e parallele. Due armature, se vengono caricate con cariche positive su una delle due e negative sull'altra, sappiamo che sono sede e causa della creazione di un campo elettrico nel vuoto che risulta uniforme nello spazio tra le armature e diretto perpendicolarmente tra le armature. Vediamo adesso cosa succede se noi introduciamo nello spazio fra le armature un dielettrico. Rappresentiamo con questo rettangolo, immaginiamo di rappresentare un blocco di materiale dielettrico, supponiamo che sia di tipo non polare, e lo introduciamo nello spazio tra le armature. Cosa succede? Allora, in assenza di cariche sulle armature, il dielettrico non polare sappiamo che presenta le molecole neutre e non polarizzate, appunto, e quindi prive di momento di dipolo. Nel momento in cui noi carichiamo le armature di quello che in pratica è un condensatore, una volta che carichiamo le armature, il campo elettrico che nasce e che attraversa il dielettrico determinerà la creazione determinerà, diciamo, la deformazione delle molecole del dielettrico, causandone la loro polarizzazione, cioè la nascita dei singoli momenti di dipolo e l'emergere di centri di carica negativi nel lato che si affaccia verso l'armatura carica positivamente e centri di cariche positive nel lato opposto che si affaccia verso l'armatura carica negativamente. Andiamo a determinare meglio le conseguenze sul campo elettrico. Per fare questo, studiamo questa configurazione col teorema, con la legge di Gauss. Consideriamo una superficie di Gauss con
consideriamo una superficie di Gauss S1, questa, che abbraccia completamente l'armatura carica positivamente, ma non attraversa il dielettrico, cioè si trova tutta nel vuoto. Nel vuoto, sappiamo che il campo elettrico è con zero, diretto dall'armatura carica positivamente verso l'armatura carica negativamente, e sappiamo dalla legge di Gauss che il valore della carica netta all'interno della superficie S1, che coincide con la carica netta sull'armatura, quindi avremo che la carica netta Q sull'armatura sarà uguale all'integrale di Gauss esteso alla superficie chiusa S1 del campo elettrico E con zero scalare N ds, dove N, ricordo, è il versore normale alla superficie di Gauss alla nostra S1. Noi sappiamo che nello spazio vuoto tra le armature di un condensatore il campo elettrico E con zero è costante, quindi l'integrale di Gauss, qua ho dimenticato epsilon 0 che moltiplica l'integrale, sappiamo che quindi il risultato dell'integrale è uguale a epsilon 0 per il valore costante del campo E con 0 moltiplicata la superficie dell'armatura, che è l'unica superficie attraverso la quale passa, è presente il campo elettrico, perché il campo elettrico generato tra le armature di un condensatore a facce piane parallele sappiamo essere presente soltanto nello spazio, nel volume compreso tra le armature. Questo nel caso che lo consideriamo ideale, come anche in questo caso facciamo. Da questa deriva quindi che E con zero la possiamo esprimere come il rapporto fra la carica Q e epsilon 0 S. S abbiamo detto essere la superficie delle armature. Vediamo adesso cosa succede se estendiamo il teorema, applichiamo il teorema di Gauss a una superficie che abbraccia il dielettrico. Togliamo la S1 che abbiamo considerato fino adesso e consideriamo adesso una superficie S2 che abbraccia tutta l'armatura ma anche lo strato superficiale del dielettrico, quello sul quale si affacciano i centri di carica negativi che complessivamente comportano l'emergere di una carica negativa che abbiamo indicato con questo meno Q'. Quindi meno Q' è la carica sulla superficie del dielettrico polarizzato. Se adesso riapplichiamo
legge di Gauss a questa superficie S2 avremo che la carica netta questa volta non sarà più la carica Q presente sull'armatura, ma sarà data dalla differenza tra la carica Q presente sull'armatura e la carica Q', che è emersa sulla superficie del dielettrico. Quindi riscrivere la legge di Gauss per la superficie S2 significa scrivere questo, che la differenza tra la Q e la Q' sarà data dall'integrale di Gauss esteso alla superficie S2, questa volta non di e con 0, perché l'unica faccia, per meglio dire, della superficie chiusa S2 attraversata dal campo elettrico sarà quella all'interno del dielettrico nel quale ci sarà un campo che adesso non coincide più col valore E con 0, ma in generale con un diverso valore E, e quindi sarà epsilon 0 integrale di Gauss di E scalare n di S, e questo sarà ancora uguale a epsilon 0 E per S, dalla quale ricaviamo che l'intensità del campo E all'interno del dielettrico risulta essere uguale a Q meno Q' fratto epsilon 0 per S. Sperimentalmente si determina sempre che E risulta sempre minore di E con 0. Questo è sempre verificato, quindi il campo nel dielettrico è sempre minore rispetto al valore che ha nel vuoto E con 0. Confrontiamo adesso queste espressioni che abbiamo determinato. Se E è minore di E con 0, noi possiamo introdurre un fattore di riduzione in modo tale da poter scrivere che E sia uguale a E con 0 diviso questo fattore di riduzione che prende il nome di epsilon r. Epsilon r è un numero che nel caso di dielettrici lineari, omogenei e isotropi, che è anche il caso più comune, quello che il tipo di materiali che vengono usati in pratica, risulta essere una costante sempre maggiore di 1. E prende il nome di costante dielettrica relativa. Questa quindi, ripeto, la costante dielettrica relativa non è altro che un numero maggiore di 1 che determina, che esprime la riduzione del campo elettrico nel dielettrico nel quale si sviluppa rispetto al valore che ha lo stesso campo elettrico, però nel vuoto, lo stesso nel senso determinato dalla stessa distribuzione di cariche. Allora, se E è uguale a E0 fratto epsilon R,
utilizziamo questa relazione appena scritta. Siccome è 0, qua l'abbiamo determinato essere uguale a Q fratto Y0S, allora possiamo senz'altro scrivere che E sarà uguale a Q fratto Y0 per S. Però sappiamo anche che è uguale a Q meno Q' fratto Y0 per S, quindi questa deve essere uguale a Q meno Q' fratto Y0 per S. Quindi per non perderci la prima espressione, l'abbiamo ricavata da questa, la seconda la stiamo utilizzando da questa. Se confrontiamo queste due, abbiamo che al denominatore abbiamo in comune nelle due frazioni y0 per s, e per essere uguali queste due frazioni vuol dire che q fratto yr deve essere uguale a q meno q'. Quindi deve essere che q meno q' deve essere uguale a q fratto yr. A questo punto possiamo riprendere l'integrale di Gauss espresso per la superficie 2 e quindi ripartire da qui. Q meno Q' abbiamo detto essere uguale a Q fratto YR. Quindi se andiamo a sostituire queste due, possiamo scrivere a questo punto che Q fratto YR, cioè Q meno Q', è uguale a E con 0, a Y0, scusate, integrale di Gauss esteso alla superficie S2, di E scalare n di S, e quindi questa possiamo riscrivere isolando Q, che Q, la carica netta sull'armatura, risulta essere uguale a Y0 YR. Non sto facendo altro che isolare Q al numeratore al primo membro, quindi moltiplicare primo e secondo membro per YR. Quindi moltiplicando al primo membro si elide, moltiplicando al secondo membro ottengo Y0 per YR, integrale esteso alla superficie S2 di E scalare N di S. Quindi vedete che il teorema di Gauss in questo caso risulta, con l'introduzione della costante dielettrica relativa, assume questa forma. Continuiamo a osservarlo. Quindi abbiamo che in questa espressione compare il prodotto y0 yr vettore E. Se noi definiamo un vettore D e lo definiamo dato proprio dal prodotto y0 yr per E, questo viene chiamato spostamento o elettrico o anche induzione elettrica. Questo è lo spostamento
chiamato anche o induzione elettrica. Questo vettore, avendo definito questo vettore, ci consente di riscrivere la legge di Gauss nel caso della presenza di un dielettrico utilizzando il vettore D, e quindi risulta, se quindi sostituiamo questo, se sostituiamo, dicevo, questo nell'espressione di prima, andiamo a scrivere che Q è uguale all'integrale, possiamo generalizzare adesso al caso generale in cui ci troviamo in presenza di un dielettrico e abbiamo che la carica Q netta all'interno della superficie chiusa di Gauss risulta essere pari all'integrale di Gauss del vettore spostamento elettrico scalare n di S. E questa è la legge di Gauss in presenza di un dielettrico. Quindi questa espressione qua generalizza la legge di Gauss che avevamo precedentemente visto nel vuoto al caso di presenza invece di un dielettrico. Vediamo alcuni dettagli sulle grandezze che abbiamo introdotto, dettagli però importanti, ad esempio l'unità di misura dello spostamento elettrico, l'unità di misura di D. Vediamo che l'unità di misura di D la possiamo ricavare facilmente osservando la legge di Gauss, perché se D per una superficie mi dà una carica, vuol dire che D sarà uguale a una carica, quindi a coulomb diviso una superficie e quindi diviso metri quadri. Altro chiarimento, altra diciamo, specificazione che si può dare è relativa a questo prodotto epsilon 0 per epsilon r che compare qua nell'espressione di D che lega D ad E. Possiamo dire che epsilon 0 per epsilon r è uguale a epsilon che prende il nome di costante dielettrica assoluta. Ricordo per chiarezza, come già detto in precedenza, che queste grandezze risultano essere costanti solo nel caso di dielettrici di tipo lineare, omogeneo e isotropo, che anche se sono la maggior parte dei casi utilizzati in pratica, comunque esistono dei dielettrici per i quali questi valori non sono costanti e le proprietà che legano lo spostamento elettrico al campo elettrostatico risultano essere più complesse di tipo vettoriale, perché qua, da questa espressione, nei dielettrici semplici, chiamiamoli così, vedete che D
risultano essere paralleli perché Y0 e YR sono grandezze scalari costanti e quindi vettorialmente D ed E sono paralleli. La stessa cosa, il legame fra E ed E con 0, dove E è uguale a E con 0 diviso YR, l'abbiamo scritto qua, e nel caso di elettrici lineari, omogenei e isotropi, risulta che E con 0 sono paralleli. Sempre continuando a parlare del campo elettrostatico in presenza di un dielettrico, intanto possiamo confermare il fatto che anche E conservativo, è un campo conservativo anche in presenza di un dielettrico, conservativo. E quindi vuol dire che la circuitazione lungo una linea chiusa L di E scalare di L versore sulla linea chiusa, questa è uguale a zero, e questo vuol dire, come abbiamo fatto nel vuoto, che possiamo definire un'energia potenziale potenziale scalare all'interno dello spazio occupato dove è presente il campo elettrico. Il legame fra il campo elettrico nel vuoto e in presenza di un dielettrico può essere anche spiegato utilizzando e definendo un altro vettore che prende il nome di intensità di polarizzazione. Questo vettore intensità di polarizzazione, P, è definito a partire dal momento di dipolo medio P minuscolo moltiplicato per il numero di molecole o di atomi presenti in un volume elementare del tau, che noi consideriamo, dove comunque nel volume elementare siano presenti un numero rilevante di atomi, in modo che statisticamente possano essere rappresentativi del comportamento del dielettrico. E abbiamo detto che questo vettore definito così prende il nome di intensità di polarizzazione. Avendo definito questo vettore, allora abbiamo che sempre nel caso di elettrici lineari, omogenei e isotropi, risulta che P è proporzionale, P risulta essere proporzionale al campo elettrico E attraverso la costante dielettrica del vuoto Y0 e un coefficiente chi, lettera greca, per il vettore E, dove chi, la lettera greca chi, rappresenta, è una grandezza adimensionale che prende il nome di suscettibilità dielettrica e dà la misura, diciamo, della reazione del dielettrico alla presenza del campo elettrico, è, dicevo, una grandezza adimensionale. Risulta, avendo definito questa grandezza,
risulta che la costante dielettrica relativa risulta essere uguale a 1 più chi. Con queste definizioni, con l'introduzione dell'intensità di polarizzazione del vettore P, in generale può essere definito lo spostamento elettrico D, in generale, quindi anche nel caso di dielettrici non omogenei lineari isotropi, può essere definita nella forma ε0 E più intensità di polarizzazione P. Vedete che se E e P non sono paralleli, come nel caso dei dielettrici omogenei e isotropi, D non risulta a sua volta parallelo al campo elettrico E. Nel caso invece di elettrici lineari omogenei e isotropi, allora se lineare omogeneo e isotropo, vi ricordo che significa che è uguale in tutte le direzioni, cioè il comportamento non cambia al variare della direzione del campo elettrico. Allora, dicevo, in questa situazione abbiamo che D uguale ε0 E più P, abbiamo però che P l'abbiamo definito nel caso di dielettrici appunto in lineare omogenei isotropi come ε0 chi E, quindi questo risulta essere ε0 E più ε0 chi E, quindi raccogliendo il fattore comune ho ε0 che moltiplica 1 più chi per E, avendo detto che y0 in questo caso è proprio yr, scusate, è proprio 1 più chi, quindi introducendolo qua, abbiamo come arriviamo alla stessa conclusione espressa prima, che D, lo spostamento elettrico, è uguale a y0 yr per E.